Ah, mi è ritornata in mente recentemente questa frase alla mente. Una persona che conoscevo mi disse: la cooperazione e il volontariato sono il fallimento dello Stato, perché tu stai affidando a, nello specifico parlavamo molto più di volontari che non di cooperanti, però dice, stai affidando a qualcuno che lo fa perché ne ha fatto una missione, cioè non una professione, ma qualcosa che viene da dentro, un investimento emotivo anche nell'assistenza, nella cura di tutte le situazioni che sono meritevoli di cura. Stai usando questo invece di decidere che tu fai lo Stato e che quindi quelle situazioni meritevoli di cura devono essere direttamente gestite da te. Adesso è ancora più vero dopo Mafia Capitale questa frase, perché lo Stato ha rinunciato a fare lo Stato perché sta facendo gestire quelli che dovrebbero essere interessi pubblici per far fare profitto alla parte della cooperazione, non quella sana, ma quella che viene usata per riuscire appunto a drenare questi soldi pubblici. E la riforma del terzo settore, che è adesso passata quest'inverno alla Camera e che adesso è al Senato, va a mettere a sistema praticamente la patologia di Mafia Capitale, cioè renderà ancora più opachi i bilanci delle cooperative, renderà possibile una distribuzione, una ricerca del finanziamento, quindi tu potrai andare a creare una sorta di azioni o comunque insomma andare a cercare i finanziamenti all'esterno e poi potrai distribuire utili alla fine dell'anno, quindi non rimarrà più un discorso all'interno dei soci cooperanti che quindi stanno facendo, c'è un vincolo tra di loro, un vincolo solidale che poi li porta anche a effettuare determinati tipi di attività, ma tu potrai distribuire come in qualunque azienda. Quindi praticamente stai dicendo a un'impresa che ha scelto un'altra forma sociale, che paga tutte le tasse, che ha gli obblighi di trasparenza sul bilancio, eccetera, eccetera, ti sto creando una concorrenza sleale perché sto dando le tue stesse chance, anzi, ti sto creando dei vantaggi perché poi hanno gli sgravi fiscali, tutta una serie di, a un altro settore che, caso strano, è il settore che bianco o rosso che sia, poi finanzia le campagne elettorali di quelli che fanno queste leggi. Il cerchio si chiude. Andando alle pensioni, sempre a proposito di leggi e schifezze, il famoso bonus Poletti, che praticamente era ti frego 1.000 e te ridò e mi devi pure ringraziare 20, non esiste lo strumento della class action in Italia. È passata alla Camera dei Deputati la nostra proposta di legge sulla class action, che introdurrebbe effettivamente uno strumento molto potente, non solo nei confronti, non solo a vantaggio dei consumatori, ma a vantaggio di tutti i cittadini, utenti, che vedono appunto compromessi i loro diritti, anche se non c'è direttamente un rapporto commerciale tra loro. Per esempio, che ne so, un'impresa danneggia l'ambiente e quindi può creare degli impatti nella salute delle persone che abitano in quella zona. Per come è concepita quella blanda class action che esiste adesso, non c'è nessuna possibilità per i danneggiati di andare in un tribunale a far rivalere i loro diritti. Per la class action del 5 Stelle invece sì, ed è molto più simile alla class action americana, che pure in America stanno iniziando invece a portare verso la class action italiana, cioè a depotenziare come strumento. E queste restituzioni saranno graduali, ovviamente, come dicevamo prima, ci sono degli scaglioni sia per quanto riguarda gli importi delle pensioni che avranno diritto a un certo percentuale delle rivalutazioni passate. E gli altri in che senso? Cioè chi è fuori da questo bonus? Che è fuori sopra 6 volte la minima, sei fuori, come dice il mediatore, sei fuori. Dal punto di vista giuridico è possibile fare causa? Allora, sì, è un'impresa in cui ti avventuri, perché comunque la sentenza della Corte Costituzionale non ha detto che è completamente incostituzionale, diciamo, il blocco della rivalutazione, lo mette in, diciamo, lo ammette in maniera temporaneamente definita e finalizzata a un certo scopo, cosa che non era né quello di letto. Cioè, temporaneamente definita significa, che ne so, da qui a 3 anni, basta, non ti faccio la rivalutazione delle pensioni, questi risparmi che io presumo di ottenere
li investo in, che ne so, un fondo per la casa, le giovani coppie, il welfare familiare per le famiglie con i bambini piccoli, quindi li destini a uno scopo preciso. In questo caso praticamente non è successo né avere un vincolo temporale né destinati a un fondo preciso, ma sono stati rimessi nel calderone e poi sono serviti a fare le varie cose. Allora, quella lettera uscì quando ancora il decreto non era pubblicato in Gazzetta e quindi subito dopo la sentenza è partita la richiesta dei rimborsi, quindi aveva una finalità perché c'era. Adesso il rimborso è automatico, cioè essendo passato il rimborso secondo quelle aliquote che sono state riconosciute dal governo. Sì, mi pare la prima tranche era ad agosto. L'intenzione forse si capita meglio nella seconda situazione, quella sulla scala mobile, la consulta ha detto non. Ma no, quello sui residenti pubblici dei dipendenti. Specificato meglio. Sì. Vabbè, là ha voluto evitare. No, nel senso, sì, è stata spiegata. Che c'è una voce grossa fatta da. Però c'è